Eccoci per il nostro incontro di preghiera contemplativa che dobbiamo portare avanti. Io vedo nella mia vita grandi frutti, e anche se fino adesso vedo che sono pochi quelli che vedono questi incontri di preghiera, anzi forse saranno proprio pochissimi, ma sperimento in me un grande beneficio, quindi li porto avanti perché, vedete, è sempre a vantaggio di Dio, a gloria di Dio. Preghiamo, cantiamo, ecco, diffondiamo la verità di Cristo, la parola del Signore. Quindi è, vedete, sempre un bel apostolato, un apostolato magnifico, di un apostolato proprio della preghiera, della contemplazione. Ecco, allora io continuo, vado avanti con fiducia nel Signore, perché, vedete, la nostra ricompensa non sono i mi piace di questo mondo, sono i frutti che vediamo di bene, sono appunto poi i frutti che ci saranno in paradiso. Quindi coraggio, coraggio, e non ecco, non lasciamoci prendere, diciamo, dalle tentazioni sottili del diavolo. Non lasciamoci prendere da questo, cari fratelli. Il Signore, vedete, il Signore nella sua sapienza, il Signore nella sua grande sapienza, vedete, viene in noi per farci superare le difficoltà, per farci andare avanti, anche per farci camminare sulla via stretta della croce, cari fratelli. Siamo nel periodo della Quaresima, quindi dobbiamo averla ben presente questa croce. E il Signore, come io sempre vi dico, ci vuole fare grandi santi, ci vuole unire bene alla croce di Cristo. Quindi non ci dobbiamo meravigliare se facendo questo cammino arrivano le croci, gli attacchi, la povertà, fallimenti, quello che volete voi, attacchi, calunnie. No, dobbiamo andare avanti perché il Signore ci porta avanti. Il Signore, vedete, ci vuole far superare queste difficoltà. Quindi ringraziamo il Signore, appunto ringraziamo, benediciamo il Signore, teniamoci in questa dimensione contemplativa, ringraziamo, ecco, Dio che ci vuole fare grandi santi, grandi contemplativi, grandi mistici. Ringraziamo Dio che ci vuole purificare da tutti i nostri peccati, ci vuole far conoscere in pienezza, vedete, ci vuole far conoscere in pienezza la sua volontà e ce la vuole far compiere. Pensate che bello. E poi ancora dobbiamo ringraziare il Signore che ci vuole far pregare ogni volta come fosse la prima, l'ultima, l'unica della nostra vita. Ci vuole far pregare sempre meglio, salmo dopo salmo, versetto dopo versetto, sempre meglio, sempre più aperti al Signore. E poi ancora, vedete, dobbiamo ringraziare il Signore infinitamente onnipotente, perché ci vuole, vedete, ci vuole, come abbiamo detto altre volte, ci vuol far fare bene all'inizio della nostra preghiera l'atto di dolore e la comunione spirituale. Vedete com'è bello pregare quando si apre l'orizzonte in questo modo. Tante volte noi preghiamo subito così. No, devi renderti conto, ringraziare Dio. Grazie Dio che mi vuoi far pregare sempre meglio. Vuoi venire in me con potenza. Tu sei infinitamente onnipotente. Mi vuoi convertire, mi vuoi convertire, mi vuoi fare santo. Questo è bellissimo, cari fratelli. Dio ti vuole fare santo, Gesù è morto sulla croce per farti santo, per farmi santo. La Trinità Santissima, vedete, ci ha donato Cristo perché? Perché ci vuole far capire che ci vuole rendere grandi santi. Dobbiamo impegnare a essere santi, dobbiamo pregare per essere grandi santi, grandi contemplativi, cari fratelli. Dobbiamo elevarci alla preghiera contemplativa, che in certo modo è la più alta, in Cristo, ovviamente. E un'altra cosa da considerare è che quando preghiamo, Cristo prega in noi, la Chiesa prega in noi, la Trinità opera nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra mente. È una trasformazione, una deificazione dell'uomo. Pensate che bello, cari fratelli, una cosa meravigliosa. Bene, allora preghiamo proprio, ecco, preghiamo proprio con queste disposizioni. Innanzitutto facciamo un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo
con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Gesù, io credo che tu sei presente nel santissimo sacramento dell'altare. Ti amo con tutto il mio cuore e ti desidero ora in me. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni in me, Gesù, almeno spiritualmente. Come è già avvenuto, ti ringrazio, ti benedico e tutto mi unisco a te. Non permettere che io sia mai separato da te. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen, alleluia. L'ora nona ci chiama al servizio divino, adoriamo cantando l'uno e trino Signore. San Pietro che in quest'ora sali al Tempio a pregare, rafforzi i nostri passi sulla via della fede, uniamoci agli apostoli nella lode perenne e camminiamo insieme sulle orme di Cristo. Ascolta, Padre Altissimo, tu che regni in eterno con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Primo Salmo, il Salmo 118. Ecco, potete seguire questa liturgia su Google mettendo ora media del 12 febbraio 2016. Ora media 12 febbraio 2016, normalmente vi esce subito il sito. Raccomando il sito della Chiesa Cattolica Italiana, ci sono anche altri siti buoni, anche un altro che io ho spesso frequentato, molto buono, che ho notato, è Maranatà. Quindi trovate questi siti, trovate la liturgia di oggi, non c'è bisogno che io vi dica. Tanto adesso prepariamo il primo salmo, che è il 118. Faremo i versetti da 161 a 168.